Ospite numero 24. Pensavamo di partire così e dire vabbè, andiamo via di giorno in giorno, vediamo un po' come va. Stasera 24esimo ospite, veramente se anche noi di Milano Skill Team siamo abbastanza così un po' increduli perché appunto 24esimo ospite comincia a diventare importante. Poi stasera un ospite veramente di livello incredibile, l'avete visto, Giuliano Razzoli, il buon razzo, oro olimpico, che ho visto adesso connettersi, lo vado ad aggiungere. Mettiamo un attimo, eccolo qua. Op. Siamo pronti. Eccolo che arriva. Ciao Giuliano. Ciao, ciao, come va? Bene, Bene, grazie, tu? bene. Grazie mille, di Siamo aver qua. accettato il nostro invito. È un piacere. Sei il 24esimo ospite di questa cosa che doveva iniziare per 24, eh? scherzo, 24 non mi piace come numero. era meglio un Mi piace, altro. mi pi no, mi Ah, ti piace, mi piace? Ah, piace. perfetto, vedi, allora Sì, perfetto, mi perfetto, piace, mi piace. fantastico. Fantastico. Come procede un po' la quarantena? Beh, dai, come tutti, direi, a differenza che mi sto allenando, ovviamente, ma vedo in Instagram che si allenano tutti, quindi si fa da mangiare, ci si allena, più o meno quello che facciamo tutti. Perfetto. Ascoltami, volevo chiederti un po' dove eravate quando vi è arrivata la notizia di questo blocco della stagione e se siete dovuti rientrare in fretta e furia oppure eravate già comunque in Italia o vicino a casa. Ma guarda, io ero già in Italia, stavamo tornando, cioè siamo tornati praticamente dalla Val di Fascia, eravamo a Pozzo ad allenarci per preparare Kranjska Gora, che era la gara successiva di metà marzo, e siamo rientrati un giorno prima, sì, mi ricordo di essere arrivato a casa giusto il giorno prima, o addirittura la mattina stessa, che chiudessero l'Emilia-Romagna e la Lombardia è una parte del Veneto, mentre poi 2 o 3 giorni dopo hanno chiuso tutta Italia. Quindi rispetto a chi era in giro per l'Europa, un po' meglio forse, dai. Sì, vabbè, se ero già qua, avevo già preparato le valigie per partire e invece hanno detto Niente. fermi tutti. Ascoltami, questa strana post-season, volevo chiederti come ti alleni e l'altra cosa è cosa cucini, perché hai detto prima che stavi cucinando, poi la tua terra è una terra che culinariamente dà delle gioie incredibili e quindi... Diciamo che abbastanza. esatto. Siamo tra i migliori a cucinare, non io, però in Emilia. Beh, la post season è sicuramente diversa dal solito, ma neanche troppo. Insomma, nel senso che nella post season c'è il periodo a casa, che un po' abbiamo tutti gli atleti dello sci. In primavera si sta un po' a casa, visto che si è passato tutto il resto dell'anno e dell'anno prima un po' con la valigia pronta, quindi ho sempre staccato un po' e me la sono passata sempre a casa. E ovviamente la situazione, come sai, insomma, è diversa, un po' di emergenza, un po' tutti siamo qua pensierosi, tra virgolette, però bisogna cercare di andare avanti e, come tanti fanno, si tengono, diciamo, studiano, si allenano, fanno quello che, i propri lavori, lavorano da casa, c'è chi anche fa quello, c'è chi lavora ancora, pochi, e noi atleti ci alleniamo perché il nostro lavoro è quello, preparare il fisico per affrontare una stagione sciistica, non si sa quando, non si sa come, non si sa dove, però quello che sappiamo è che ci dobbiamo tenere allenati e pronti a partire. Ieri sera parlavamo con Claudio Morandini che ci ha dato la possibilità anche di parlare con suo marito Matteo Trentin, il quale ci spiegava che la Federazione Internazionale Ciclistica gli ha dato sostanzialmente un margine di un mese prima di riprendere le gare, cioè li avrebbe avvisati con un mese di anticipo prima di riprendere le gare. È stata fatta una cosa simile anche per voi con gli allenamenti? Ci è stato garantito del tempo oppure avendo la stagione che partirà molto più avanti, invece siete più Ma tranquilli. siamo un po' più tranquilli da quel lato perché noi la stagione è finita prima, abbiamo perso l'ultimo mese di gare, di allenamenti e di test materiali, insomma abbiamo perso l'ultima parte di stagione, quindi da un lato
c'è tempo per ripartire. Avremmo comunque ricominciato a sciare a luglio in un programma normale. Per noi atleti di Coppa del Mondo solitamente si comincia quel mese. E quindi alla fine era comunque un programma atletico da fare da fine aprile ai primi di luglio. Semplicemente abbiamo cominciato a fare il programma atletico a fine marzo. Abbiamo perso purtroppo gare e allenamenti e più che altro anche un po' di lavoro sui materiali per l'anno dopo, ma il lavoro ad atletica quello era e quello è. Stiamo facendo ovviamente con le limitazioni, non è che possiamo andare in bici, non è che possiamo andare a fare allenamenti certo. particolari, dobbiamo stare in casa e fare le nostre cose un po' nello spazio stretto, ma ovviamente io da quel lato sono un po' fortunato, vivendo in montagna ho spazio intorno a casa, in giardino, in cortile e quindi posso allenarmi tranquillamente. Senti, stai andando sui rulli anche tu come Manny che sta spingendo watt a manetta? Ma io non sono... C'ho il cane che sta entrando in casa. No, fuori! 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 Scusate. Niente, ci mancherebbe. È il bello della diretta. E quindi dicevo, no, la bicicletta la lascio a Manny, io non sono un gran ciclista. Almeno cioè, lo ero, mi piaceva, ma dopo che ho avuto l'ultimo infortunio al ginocchio... mi dà un po' da fare con le ginocchia, allora ho passato già da 2 anni a fare preparazione più in camminata in montagna rispetto a bicicletta, fare la parte aerobica più in montagna camminando perché insomma ti dà meno noia, esigenze, chiaro. Esatto, certo, esigenze certo. Strutturali. Esatto, no, strutturali. Chiarissimo. Ascolta, nelle ultime 2 stagioni sicuramente hai avuto veramente un grande ritorno che ci ha fatto veramente estremamente piacere. Che lavoro c'è stato dietro questo ritorno? Cioè, sicuramente non è che sei partito dicendo ok, quest'anno vado un po' più piano, sicuramente hai tutte le stagioni le hai iniziate per dare il 110%. Cosa c'è stato secondo te in più nelle ultime 2 stagioni che ti ha permesso di tornare al tuo livello? Ma sai, lo sci è uno sport sempre complicato. Non diverso da altri diverso da altri sport olimpici dove l'appuntamento clou è ogni 4 anni e casomai ti puoi permettere anche qualche infortunio o qualche intoppo. Nello sci ogni anno devi confermare. È così da quando hai 10 anni, però è ancora di più così da quando ne hai 20, 17, 18, 19, insomma. E allora... infortuni ti mettono i bastoni tra le ruote. Non ho fatto niente di diverso, semplicemente ho fatto che sono stato bene fisicamente e ho recuperato gli infortuni che ho avuto. C'ero da un lato abituato perché ho iniziato fino, penso, a 16 anni, i primi problemi che ho avuto un po' gravi sono stati a 16 anni, quindi... ho fatto tante stagioni non al 100% con intoppi da recuperare e quindi ero esperto a gestire un po' la situazione. E dall'altro lato, ovviamente, quando devi ripartire da zero a 33 anni, come era 2 anni fa, con 0 punti fiss, con insomma... il fisico non al top, non è facile, certo. Lì ci vogliono gli stimoli e la voglia di farlo, poi tutto è possibile, insomma, ce lo insegna lo sport, ce lo insegnano certo. tanti esempi. E quindi ancora più rispetto direi per questa cosa, perché rialzarsi non è per tutti sicuramente. Non è stato facile ovviamente, ma non è facile certo. Ogni mestiere, penso che non sia facile per chiunque di noi, no? Non è facile anche per un allenatore alzarsi la mattina e andare a preparare la pista, oppure tornare al pomeriggio a scaricare i video, insomma tutto il giorno lì, sono mestieri un po' complicati e poi ce n'è ancora di quelli peggiori, più impegnativi, con meno anche soddisfazioni, e quindi è solo questione di amare quello che si fa. Profondamente aggiungerei. ascoltami, mi ricordo dopo il tuo 5º posto di Campiglio 2018 che abbiamo vissuto anche noi tifandoti da bordopista con i ragazzi,
che al termine di quella gara, nei giorni successivi, c'è stato un pochino uno sfogo forse da parte tua per dire, come dire, sono qui, sono sempre io, rispettatemi un po' di più, mi viene da dire. Secondo te nel nostro sport c'è bisogno di più pazienza e più fiducia per queste situazioni? Beh, diciamo che proprio per il discorso che facevo prima, è uno sport usurante, gli infortuni sono tanti, c'è chi è più fortunato e non ne ha, c'è chi è meno fortunato e ne ha tanti, però il talento non si cancella con un infortunio, no? Le capacità non vengono cancellate da certi problemi e quindi un po' più di fiducia andrebbe bene, ma anche per tanti atleti che purtroppo si pretende che in un anno dimostrino tutto, ma se va tutto bene possono dimostrarlo. È il mio telefono, anch'io ce l'ho, mi Capito? dite, la diretta, Esatto. esattamente. Quando va tutto bene possono dimostrarlo anche in un anno, il valore degli atleti, quindi casomai entrare in squadra o fare il passaggio dalla squadra giovanile alla squadra maggiore, ma quando ci sono intoppi non puoi, non riesci e quindi un po' di tempo per gli atleti che meritano, che si impegnano e che si vede comunque che hanno talento, sarebbe opportuno e sicuramente difficile da capire quante opportunità dare a un atleta oppure no, cioè non è così immediato, così logico. Ci sono così tante variabili in questo sport, però insomma, sicuramente la fiducia data agli atleti spesso viene ripagata. Questo è un bellissimo messaggio, giusto. Sei un atleta che ha bisogno di tempo per metabolizzare una sconfitta, oppure riesci a liberartene subito e a passare avanti? Beh, allora, dipende da quanto è grande la sconfitta. No, certo. Cioè, allora, fin da piccolo ti racconto un po' un aneddoto, no? Vai, vai, E assolutamente. si andava a partire da Razzola, cioè, abito a Razzola, in provincia di Reggio Emilia, insomma, un posto un po' fuori, lontano dalle gare anche emiliane. Quindi andavi al Cerretto, laghi dove c'era la gara provinciale, oppure andavi al Cimone o a che c'erano le gare regionali, Corno alle Scale, ancora più lontano. E quindi più andavi lontano, più era lungo il viaggio. Certo. Quando c'era la sconfitta, il viaggio di ritorno, era sempre silenzio in macchina di tomba fino all'arrivo a casa. E quindi, insomma, più andavi lontano a fare la gara, più era lungo silenzio da metabolizzare. Però, insomma, arrivato a casa, la sconfitta è sempre stata metabolizzata. Ovviamente, quando ero in Coppa del Mondo ed ero all'estero, sempre lì il viaggio era lungo al ritorno e il silenzio era lungo e la sconfitta era più pesante, no? Più si andava lontano da casa, più era dura da digerire. Così è sempre stata un po' la mia carriera. E è ovvio, ci sono sconfitte maggiori o più piccole, ma c'è sempre da imparare. Anzi, io credo che si impari più da quello, lo sci. In Certo. pochi possono vantarsi di avere più vittorie che sconfitte, perché vuol dire che hanno vinto almeno la metà delle È gare a cui hanno certo che è partecipato. un Più della metà dato. delle gare, quindi forse Hirscher, E la Schifrin, la credo. Schifrin e Stenmark, probabilmente chi ha Certo. avuto quella media lì. Sono tre, quindi insomma. Albertone, forse anche Albertone, ma insomma, diciamo che è una caratteristica di pochi. Tutti gli altri hanno perso più che vinto, quindi vuol dire Certo. che hanno imparato tanto dalle sconfitte e sicuramente hanno imparato ad accettarle. Chiarissimo. Ascolta, ho la fortuna di poter lavorare con un ragazzo emiliano e di aver conosciuto anche un po' i suoi allenatori, tra cui Riccardo Coriani, che tu conosci bene, eccetera. La percezione che ho sempre avuto è che le vostre zone, l'Appennino delle vostre zone, abbia un cuore, un'anima incredibile verso lo sci. Che cosa porteresti dei tuoi Appennini da questo punto di vista sulle Alpi? Ma sono d'accordo con te, la percezione è sempre stata anche la mia, che veramente c'è una passione per lo sci nel nostro Appennino che non c'è nelle Alpi. Nelle Alpi ci sono le piste più larghe, le piste più lunghe, le piste più belle, ci sono
tante persone in gamba, ma negli Appennini c'è più passione. Ma io sono convinto perché l'abbiamo trovata più difficile questa passione, non negli Appennini, l'abbiamo sudata di più. Noi non abbiamo la pista davanti a casa, noi facciamo un'ora di strada per andare a fare uno slalom di 20 porte quando c'è neve, la neve non c'è sempre, la neve non è tutti gli anni pronta e a volte dobbiamo venire dalle Alpi per sciare. Quando ero piccolo, non... diciamo che ce la siamo sudata un po' di più la nostra passione per la neve, quindi è per quello secondo me che ce n'abbiamo un po' di più. Poi ovviamente nei dovuti casi, Ah, ho certo. generalizzato una cosa che non si può generalizzare. Però mediamente posso dire che avendo tribolato, come si dice da noi, di più, forse apprezziamo questa fortuna. Apprezziamo di più la fortuna di poter essere in una pista di sci e scendere sulla neve. E questo noi forse l'apprezziamo un po' di più. Porterei questo anche alle Alpi, che non farebbe male. Direi che è Non dare uno. niente per scontato. Certo, direi che è uno spot fantastico per il turismo in Appennino. Senti, entrando un po' di più nel dettaglio di quella che è invece i momenti della gara, eccetera, volevo chiederti particolarmente qualcosa legato al pre-gara. Innanzitutto, nei minuti prima della gara, i tuoi focus su cosa vanno? Sai che sono molto personali, le preparazioni alla gara per noi atleti è una cosa molto personale, diversa da atleta atleta. Io mi concentro su quello che ho studiato in ricognizione, su quello che voglio fare, su come voglio affrontare la gara e che obiettivi mi sono dato per quella gara. Quindi diciamo che mi concentro in quell'ambito. Mi piace parlare con gli allenatori, ma prima della partenza. Tanto più di altri, anche ci tengo a sapere tutti i trabocchetti dello slalom, sì, del tracciato, se una buca che è diventata più profonda o una porta che in ricognizione ho battezzato in un certo modo invece è diversa. Mi piace anche guardare altri atleti quando ho il pettorale un po' più alto, quindi tendo a guardare la gara, a godermela un po' e a capire come fare il meglio possibile, diciamo. Ottimo e chiarissimo. Parlando invece di materiali, il tuo feeling con i materiali, raccontaci un po' dei test che fai, le sensazioni che chiedi anche a uno sci, piuttosto che come comprendi gli aspetti negativi, se ci sono ogni tanto qualcosa da sistemare. Beh, i materiali è un punto importante per ogni atleta, ovviamente. E chi ha lavorato con me durante la mia carriera sa come sono, molto pignolo, molto sensibile da un lato, che è la mia forza, nel senso che capisco le differenze da minime di uno sci o di uno scarpone soprattutto, però oltre ad essere la mia forza è anche un po' un punto debole. Perché quando una cosa non è fatta bene per le mie caratteristiche, fatico a farla funzionare, fatico a farla adattare il materiale a me. Devo adattare il materiale a me più che io adattarmi al materiale, questo è un po' un mio punto debole, perché è una sciata molto equilibrata e precisa. Se c'è qualcosa che non funziona, mi si sfasa tutto, diciamo, e non riesco a compensare. Ci sono atleti che con due paio di sci, uno diverso dall'altro, vanno forti uguali e non sentono neanche la differenza. E invece io sono un atleta che con due paio di sci uguale sente la differenza. E quindi mi ha aiutato sicuramente. Penso di essere un buon sviluppatore di materiali, anzi molto buono. Ma quando ho qualcosa che non mi funziona, diciamo che ho un deficit rispetto ad altri miei colleghi che saprebbero farli sicuramente funzionare meglio di me. E quindi diciamo che è sempre stato un odio amore con i materiali. Mi hanno fatto tribolare, ma soprattutto gli scarponi, perché ho un piede grande.
molto grande fuori dal comune nel mondo dello sci e quindi devo sempre modificare molto gli scarponi e allora questa personalizzazione va un po' a modificare le caratteristiche della scarpa e anche avendo un numero grande lo sci non lavora come chi ha un numero standard e nella mia carriera diciamo che con gli scarponi c'è sempre stato un odio e Da tribulare un po'. amore. Esatto. Facciamo invece uno step indietro. Non posso non farti due domande sull'avventura di Vancouver dell'oro, perché insomma è una cosa talmente grande e potente che non posso rinunciare. Quanto tempo hai impiegato per renderti conto di quello che avevi fatto in quel momento, dopo aver vinto l'oro olimpico? Ma l'ho capito subito, però a rendermi conto veramente, l'ho capito quando sono salito sul podio nel Medal Plaza e mi hanno messo la medaglia al collo e lì c'è stata l'emozione vera, passata l'adrenalina, passata la concentrazione, e lì veramente c'è stata l'emozione più grande. Poi ovviamente quando sono rientrato a casa e averla condivisa con tutti, italiani, sia tifosi che amici, che familiari, lì mi ha dato la soddisfazione più grande e migliore della mia carriera. La medaglia che ti danno è quella che porti a casa, cioè non è per esempio come Wimbledon che il trofeo vero lo devi lasciare lì e poi te ne danno una copia più piccola, è la No, stessa. no, no, è la stessa, sì, è la stessa, è la stessa. Ti danno quella, solo quella, devi farne conto, perché è difficile portarla a casa. Esatto. Ascolta, è uno dei video che rivedo con veramente più emozione, è il commento di Carlo Vanzini e Giorgio Rocca alla tua discesa. Credo che insieme al Mondiale di ciclismo di Alessandro Ballan di Varese 2008 siano dei video che vedo veramente con un'emozione incredibile. Tu l'hai mai, se, ovviamente sì, ma quante volte l'hai rivisto? E soprattutto la domanda che volevo farti è... Mentre lo rivedevi, sei riuscito a vederlo da tifoso oppure ti rimmaginavi sempre quello che stavi facendo in quel momento? Ma che ricordi così bene ogni cosa che hai fatto in quel momento che alla fine lo rivivi, non riesci a vederlo come tifoso, lo rivivi e ti risenti le emozioni che hai avuto, quello che hai pensato, quello che hai sentito. Non lo guardi spesso, capita col fan club, con gli amici, quest'anno era 10 anni dalla vittoria olimpica, allora volevano farmi una grande festa, ma poi dopo col fatto del coronavirus ovviamente hanno preferito, non era ancora tutto bloccato, ma hanno preferito evitare raggruppamenti vari, però in famiglia me lo sono riguardato e ho rivissuto quelle emozioni, però non proprio da tifoso, più da partecipe, Più insomma. da te, esatto, Esatto, esattamente. sì. Che cosa secondo te è un ingrediente che tu ritieni fondamentale per un allenatore che lavora con te? Ne abbiamo già parlato un po' durante l'intervista, che mi trasmetta passione e amore per lo sport. Se lui ce l'ha, sicuramente riesce a trasmetterla, ma deve avercela, non è che può fare finta, diciamo. E quindi quella è la cosa più importante. E ovviamente le capacità, quelle sono di base, ma la capacità non è assoluta, nel senso che c'è comunque un certo feeling tra te e l'allenatore, c'è chi si può trovare bene con un allenatore, chi più con un altro allenatore, stili di sciata differenti, visioni un po' differenti e quindi diciamo non è sempre detto che ogni allenatore vada bene per ogni atleta o il contrario. Lì va un po' anche la fortuna a volte di trovare quell'alchimia e quella fiducia che faccia la differenza. Hai parlato prima del tuo fan club. Regalaci qualche, beh, una descrizione che ne hai sempre parlato anche nelle interviste in un modo molto, molto importante, direi, no? Raccontaci un po' che gruppo è e magari se c'è qualche aneddoto, qualche
episodio, qualche chicca di qualcosa che ti hanno organizzato di particolare. Ma che ce n'è così tante di chicche che adesso in questo momento non me ne è neanche una, nel senso che non Alla saprei cosa dire. Valentino Rossi, insomma. Beh, ne hanno fatte di ogni, insomma, sono super. Io ho fatto il mio esordio in Alta Badia, in una gara italiana, quando ho compiuto 22 anni, proprio lo stesso giorno, e c'era una marea di gente. Diciamo che mezza tribuna era del mio fan club. E poi dopo hanno fatto gnocco fritto, salumi, festa da mangiare per tutti. Insomma, la loro caratteristica è sempre stata quella. Comunque, trasmettere energia positiva e trasmettere passione per lo sport e tanta sportività. Insomma, loro hanno smosso un po' il circo bianco. Ho avuto, penso, uno dei migliori fan club degli ultimi 20 anni. Non sono stato l'atleta più forte degli ultimi 20 anni, questo è ovvio, ma ho avuto uno dei migliori fan club in assoluto. Soprattutto all'inizio erano tra i pochi, gli unici così numerosi. Nonostante io ancora non avessi vinto le Olimpiadi e non avessi fatto neanche un podio, però erano là, fieri di essere là, italiani, a tifare gli italiani, emiliani. E a trasmettermi tanto e tanto affetto, soprattutto nei momenti più difficili, perché sai, fare festa quando si vince sono tutti bravi, ma è quando si fatica che ci vuole affetto e sostegno. E devo dire che sono stati fantastici. Ritorniamo al famoso cuore dell'Appennino di cui Esatto, parlavamo prima. proprio così. Il tuo percorso giovanile qual è stato? Sciistico, e se c'è stato anche appunto una multidisciplinarietà sportiva abbastanza importante? Ma non esageratamente, devo dire, perché io, parlando di al di fuori dello sci anche, mi piaceva fare un po' di tutto, ma già da piccolo andavo anche a giocare a pallone, così, ma dopo mi sono fatto male 2 o 3 volte alle mani, e allora mio babbo me l'ha eliminato. Basta, basta, basta. E poi dopo perdevo dei giorni sugli sci e tutto, quindi abbastanza settoriale. Tanta preparazione atletica, tanti sport, un po' per gioco, quello sicuramente. E mi piaceva pattinare, montagna sempre, però a livello un po', diciamo, a un certo livello no, lo facevo più tutto propedeutico un po' allo sci, quello sì. E poi dopo, quando ho iniziato invece sugli sci, da ragazzo ovviamente, anche da allievo, da giovane, facevo tutte le discipline, ma ho iniziato a perdere 2 stagioni già, il secondo anno aspiranti e il primo anno giovani, per problemi fisici, e quindi dopo quei problemi ho iniziato per esigenze a dover rinunciare a certe discipline, quindi facevo solo slalom gigante e poi solo slalom. Ci sono stati degli aspetti fisici, sui quali hai dovuto lavorare in maniera importante? Ma diciamo che io, più che lavorare come aspetto fisico, ho dovuto cambiare un po' di cose dal 2013-2014, dal 2014-2015. Diciamo che quando sciavo, ho iniziato a far podi in Coppa del Mondo, ho vinto le Olimpiadi, c'era un certo tipo di sciata che dopo è cambiato decisamente. Ho fatto un po' metà vecchio stile, metà nuovo stile, sono stato un po' nel mezzo, no, come carriera, e lì ho dovuto sicuramente adattarmi tanto alla nuova sciata, nuovi tracciati un po' più corti, un po' più stretti, un po' più lenti anche, un po' più rapidi come movimento, ma più lenti come velocità espressa. Quindi prima la mia potenza era un vantaggio. A un certo punto mi sono accorto che era uno svantaggio. E a quel punto ho cambiato preparazione e ho cercato di puntare meno sulla potenza, sulla forza, ma un po' più sull'agilità, sulla rapidità, e questo poi mi ha permesso nel 2015 di tornare sul podio dopo 2 o 3 anni un po' faticosi, però sono tutte cose che capisci in corso d'opera. I tuoi obiettivi per la prossima stagione?
Beh, sicuramente salire sul podio, ci sono andato vicino quest'anno, ci sono andato vicino l'anno scorso, l'obiettivo è quello e non ci mollo, insomma. Vedremo chi Assolutamente. la vince, se il podio Esatto. o io. Speriamo tu che si possa salire, Speriamo, esatto. speriamo di Volevo chiederti vincere. un'ultima cosa, un domani ti vedi nel mondo dello sci ancora come allenatore, come non so, qualsiasi cosa, oppure cambierai completamente vita? So che sei un appassionato di vini, magari quella. Beh, chi lo sa, mi ci vedo ancora nel mondo dello sci, perché è un mondo che ho amato, che amo e che sicuramente amerò. Però non solo, non solo, non penso, mi sento anche di aver bisogno di qualche stimolo diverso, di qualcosa in più, cioè non in più, di diverso. Sono appassionato di vini, di gastronomia, sto facendo un'azienda agricola che produce aceto balsamico tradizionale, quindi già da diversi anni che ci sono dietro, chissà casomai riuscirò a finirla prima di finire di sciare, vedremo, però sono cose che mi piacciono e che mi appassionano anche quelle, quindi vedremo un po' di combaciare entrambi, o chi lo sa, insomma ci vorrà ancora, spero, 2 anni per vedere cosa Esatto. farò dopo. Anche di più, Se dai. mi potrò guadagnare. Ma possono bastare 2 anni, è importante farli bene. Certo, questo sicuramente. Giuliano, io ti ringrazio tantissimo. Devo ringraziare anche Riccardo Coriani che ci ha permesso di percorrere la strada per Salutiamo arrivare. Riccardo, poi Esatto. salutiamo anche una ragazza del Cerreto, Camilla, perché sai, noi dell'Appennino, insomma, ci sono io che sono a fine carriera, ma ci sono ragazzi che stanno arrivando molto forti. Quindi voglio salutare Camilla perché ha un po' di problemi di schiena e deve tenere duro, gli faccio un in bocca al lupo. Mi raccomando, ci vuole ancora futuro per l'Appennino, bisogna sempre tenere duro. Esatto, forza Cami. Ti ringrazio davvero tanto Giuliano per la tua disponibilità, è stato un grande piacere e ti auguro appunto innanzitutto buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua a tutti i presenti, buona Pasqua a te, a tutti voi, mi ha fatto piacere parlare e parlare un po' di sci, insomma. Esatto, grazie mille e ci rivediamo spero presto sulla neve ovviamente. Speriamo tutti presto di poter andare a sciare, perché vuol Esatto. dire che noi potremmo andare a sciare, ma c'è chi potrà andare al lavoro, che è altrettanto importante, e anche di Esattamente. più, dipende, insomma. Ciao Esatto. Grazie mille, davvero un saluto. a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.